Marco Demin, Arera. Nel consueto appuntamento primaverile di FIRE abbiamo parlato di certificati bianchi e per l'autorità è stata l'occasione per fare il punto sulla nuova regolazione del contributo tariffario susseguente alla modifica della normativa e in particolare al decreto di maggio 2018 che ha modificato il previgente decreto di gennaio del 2017. Sul contributo tariffario le modifiche dell'autorità hanno tenuto in conto quanto è stato indicato dall'esecutivo, in particolare è cambiata la regola di determinazione del contributo tariffario per tener conto di aspetti legati alla quantità e al prezzo dei titoli scambiati sul mercato e sul bilaterale. Ed è stata anche l'occasione per vedere come sono andati i due mercati di scambi negli ultimi mesi. Emerge che gli obiettivi aggiornati di risparmio energetico di questi anni e dei prossimi anni, aggiornati tenendo conto degli obiettivi definiti dalla normativa e del residuo degli anni precedenti non ancora ottemperato, sono piuttosto alti e questo è sicuramente motivo di attenzione per i prossimi anni.